Buonasera a tutte e benvenute nella Chiesa di San Giuseppe. A nome mio, come priore dei Paconfratelli e di tutti gli altri amministratori, la prima cosa volevo ringraziare i componenti del coro che già hanno partecipato l'anno scorso, perché la vostra partecipazione alla processione dello scorso anno è stata, come sempre, composta e dignitosa e anche dal punto di vista del canto, con l'impegno della nostra maestra, sta sempre di più, stiamo migliorando anche da questo punto di vista. Le cose da fare sono ancora tante, per queste ci sono le prove. Le prove si fanno per accorare la voce, le prove si fanno per vivere questo periodo della Quaresima tutti insieme, perché arrivare soltanto il giorno della processione e cantare non vale tutto il percorso quaresimale, ma proprio come preparazione del coro. Quindi innanzitutto grazie per quello che avete fatto l'anno scorso e grazie della presenza di questa sera, perché quest'anno iniziamo prima degli altri anni. Qualcuno ha chiesto prima, come ancora prima iniziamo quest'anno, volete fare ancora più prove? Allora, quest'anno iniziamo prima, oltre che dobbiamo sempre di più migliorare la qualità del nostro coro, anche perché vi anticipo, però non vi do tutti i dettagli, il coro della Confraternita di San Giuseppe è stato invitato a partecipare nel periodo quaresimale ad una preghiera concerto che non si farà qui a San Giuseppe, però non vi posso ancora svelare tutto perché stiamo ancora definendo tutti i dettagli. Quindi a maggior ragione le nostre prove la fanno in questo periodo, per questo vi invito a chiamare tutte le persone che conoscete, che già in questi anni hanno cantato nella nostra corale, perché di anticiparsi a venire a queste prove, perché dobbiamo andare, come sempre, preparati non solo per la processione del Giovedì Santo, ma anche a questo concerto preghiera che si terrà 2 settimane prima della Pasqua. Quindi per quella data dobbiamo essere già pronti. Dal punto di vista della come si svolgerà la processione di quest'anno, vi darò maggiori dettagli più in là. Abbiamo migliorato e miglioreremo ancora di più tutta la parte, diciamo, dell'abbigliamento, la parte stiamo facendo cucire specialmente per le più piccole altri sai, perché abbiamo sempre una nutrita forza di ragazzini. Quindi, mentre invece dal punto di vista della direzione del coro, la confraterna dell'amministrazione ha riconfermato la maestra Monica Versa, che chiedo un calorosissimo applauso. Perché la nostra consulenta Monica Versa è una bravissima direttrice, ci mette tanta passione, tanto impegno, e quindi la direzione del coro sta in ottime mani. Grazie a tutte e buon canto e buon percorso quaresimale.